Buonasera, buonasera, benvenuti alla consueto appuntamento con il terzo tempo live, il primo del 2018. Comincia bene questo nuovo anno per i biancazzurri che hanno espugnato lo Zaccaria di Foggia. Nella storia c'erano riusciti solo una volta nel 58-59, campionato di Serie C 1-0, poi un'altra vittoria ma in campo neutro a Napoli, una vittoria importantissima che consentì poi alla Pescara di centrare gli spareggi e di vincere quel campionato con Angelillo nel 79 a Napoli, 2-1, gol di Michele e Nobili. Però oggi è arrivata questa vittoria davvero di inestimabile valore, un Pescara che ha sofferto tantissimo, lo diciamo subito, anche Fortunato, il Foggia ha creato tanto ma ha sprecato tantissime occasioni da rete nel primo tempo, proprio in chiusura di frazione, il gol spartiacque che ha consentito al Pescara di vincere questa partita, firmato da Leonardo Mancuso, un'azione capolavoro che tra poco commenteremo con gli ospiti di studio, che vado subito a salutare e a ringraziare. Gianluca Colonnello, buonasera Gianluca. Buonasera, buonasera. Grazie Gianluca, grazie ad Aldo Fattore, ex dirigente sportivo ma anche ex calciatore, ex centrale di difesa, ex. Dai piedi buonasera. Un po' ruvidi. Buonasera. Però insomma, questo l'ho sempre detto Bruno Paggio, che salutiamo naturalmente, comunque, abbracciamo tantissimo. Comunque ti ringrazio dell'invito, è sempre un piacere partecipare alla trasmissione con te. Quindi. Grazie, grazie Aldo, il piacere è reciproco. Allora, diamo uno sguardo ai risultati di questa giornata. Abbiamo detto che la Pescara comincia bene nel 2018, la terza vittoria esterna, non accadeva in trasferta lontano dal pubblico amico da tre mesi, 14 ottobre 0-1 sul campo del Parma, gol di Brugman, e questo è anche il quarto risultato utile consecutivo, tre vittorie ed un pareggio nelle ultime quattro partite. Tra l'altro ha incassato solo un gol in queste quattro partite il Pescara, davvero insomma sicuramente un momento importante sotto il profilo dei risultati. Ad Ascoli, Cittadella batte Ascoli 2-1, il Cittadella ha ribaltato la situazione perché l'Ascoli si era portato in vantaggio, aveva sbloccato il punteggio con il neoacquisto Monachello, ex Lanciano proveniente dal Palermo ma di proprietà dell'Atalanta, e poi il Cittadella ha appunto ribaltato la situazione con Iori e con il neoacquisto Vido, in realtà un ritorno di Vido, scuola Milan, ma di proprietà dell'Atalanta, classe 97, lo scorso anno 6 mesi proprio nella Cittadella, 4 gol in 12 presenze, si è presentato subito con un gol pesantissimo Luca Vido, che era un obiettivo di mercato del Pescara. Brescia Avellino domani alle 15, Cesena Bari tra pochissimo alle 20:30, Cremonese batte Parma 1-0, Empoli Ternana 2-1, Foggia Pescara 0-1 al 43esimo, Leonardo Mancuso, Frosinone batte Provercelli 4-0, Novara Carpi 1-0, Perugia Entella 2-0 con il gol di Kwan, classe 99, acquistato per 10.000 euro. 10.000 euro è stato. Giocatore ivoriano, che bella storia, eh? 18 Infatti anni. È esultato tantissimo, è andato verso la panchina dicendo che era dedicata alla panchina. È tra l'altro una vittoria molto importante per il Perugia, che veniva da una sconfitta interna con l'Empoli nell'ultimo impegno del 2017, 4-2 il verdetto finale. Dunque oggi vittoria preziosa per il Perugia, 2-0 sull'Entella, 0-0 la partita si è da poco conclusa tra Spezia e Palermo, l'unico pareggio sin qui di questa giornata. E poi Salernitana batte Venezia 3-2 con la Salernitana che ha disputato un primo tempo super zito, Ricci, Palombi, scuola Lazio, ex Ternana, poi nella ripresa ha sfiorato la rimonta il Venezia con i gol di Firenze, è arrivato dalla Provercelli e di Bentivoglio nel finale, espulsi entrambi per reciproche scorrettezze al 95esimo, Ricci e Bentivoglio. Dunque domani Brescia Avellino alle 15, il
posticipo di questa giornata, ma vediamo la classifica, com'è cambiata la classifica della Pescara, perché sono stati tre punti davvero importantissimi, di inestimabile valore. Allora, Frosinone e Palermo in testa con 40 punti, dunque il Frosinone aggancia il Palermo, poi Empoli 37, Cremonese e Cittadella 35, Bari 34, Parma 33, Spezia e Pescara 31 punti, dunque il Pescara in zona playoff, ottavo posto insieme con lo Spezia, in virtù dello sconto diretto è ancora fuori il Pescara, però insomma questo dato è relativo, perché c'è ancora tanto da dire in questo campionato. Venezia e Salernitana insieme col Carpi a quota 29, Perugia e Novara 27, Avellino 25, Entella 24, Brescia e Cesena 23, Foggia 22, Ternana 21, Ascoli 20, chiude la Pro Vercelli con 18 punti, chissà che non venga richiamato Grassadonia sulla panchina Pro Vercelli, perché Azzori ha fatto disastri, Gianluca? Può capitare, può capitare. Ma ci sei anche tu? Ci saresti anche tu? Sì, sì, io sono a disposizione, come quando giocavo. Sì, sì. Allora, questa classifica, così un commento? Ma secondo me rispecchia il campionato, ci sono le due squadre più forti, prima e seconda in classifica, e fino alla fine se la giocheranno le altre. Pescara ha fatto un grosso passo in avanti con questa vittoria, soprattutto non sotto il profilo del gioco, ma a livello concreto, a livello di punti, sì, che nel girone di ritorno sono oro. Certo. Si deve guardare il sodo, perché il girone di ritorno non puoi assolutamente sbagliare, e Pescara è stato bravo e fortunato ad ottenere questi tre punti. Ma questi tre punti possono aiutare moltissimo a livello psicologico, certo, soprattutto tutto il gruppo dopo il calciomercato, per questo rush finale, può aiutare tantissimo la squadra, e sono certo se sfruttano questa prestazione, non sotto il profilo, come ho detto prima, tecnico, ma sotto il profilo di concretezza, sì, di punti, possono ripartire molto molto bene, perché nelle ultime quattro partite è strano, il Pescara ha subito soltanto un gol. Tra l'altro è la sesta partita dall'inizio del campionato in cui non subisce gol il Pescara. Altro dato da rimarcare, perché in panchina c'è un allenatore come Zeman, è chiaro, non è una squadra zemaniana, Aldo, sul piano del gioco, dello spettacolo, però contano i punti. Insomma, negli ultimi quattro partite il Pescara ha fatto 10 punti. Certo. Io, prima di parlare del Pescara, la classifica, sì, cioè, all'inizio si diceva che il campionato, Frosinone, Palermo, l'Empoli, il Parma, sono tutte lì. L'unica, io mi ricordo che una delle prime trasmissioni disse che una squadra che da tenere d'occhio è stata la Cremonese, perché ha un ottimo allenatore e una gran società, perché Arvedi è un grande presidente. Certo. Quindi sono tutte lì. Adesso, per quanto riguarda invece il Pescara, io trovo che tutti dicono che un campionato pessimo, forse la gente pensa che, essendoci Zeman allenatore, debba dare spettacolo e vincere tutte le partite. Non è così. Io trovo eccessive le critiche che sta subendo questa squadra. Se tu pensi che un mese fa il Venezia era primo in classifica, sì, è vero, no, prima delle feste, un mese prima delle feste, guardi, il Venezia c'ha 29 punti. Sì, non vince, credo, da 8 partite. Voglio dire, il campionato è questo, ma anche il campionato di Zeman, che aveva i fuori classe, è vero che aveva un po' di punti, ma se vai a analizzare quel campionato di 4 anni fa, che è stato uno spettacolo, fino alla partita di Padova, che è stato la boa, sì, che ha fatto 8 partite, era un campionato più o meno come adesso. Il Pescara sta mantenendo Sebastiani ha detto che spera che la squadra vada ai play-off. Sì. Oggi, per differenza dello sconto diretto, si trova a 31 punti. Assolutamente. E poi quello che è fondamentale, ed è stranissimo, che la squadra di Zeman è diventata cinica. È diventata cinica, va. Se uno pensa a questo, c'è da diventare matto. Ma diciamo così, come ha detto Zeman, poi lo sentiremo, è il cliché, è il solito cliché, perché già in altre partite era successo, per esempio a Parma nel girone di andata, a Carpi con la stessa Cremonese 0-0, però ha sempre vinto. A Cremona, per esempio, ha pareggiato soffrendo, giocando non un calcio, diciamo così, stellare, no, tra virgolette,
però alla fine sono i punti quelli che valgono nel calcio, no? L'essenza è questa. Ma tu pensa che se il Pesca adesso, se facciamo un discorso ipotetico, se dovesse fare altri 10 punti le prossime 4 partite si troverebbe sicuramente tra le prime 4. Assolutamente. Questo la dice, il campionato è molto 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 livellato. Oh, tra l'altro dobbiamo dire in Lega Pro, prima di vedere le immagini, purtroppo sconfitta interna per il Teramo, una sconfitta rovinosa, uno scontro diretto con la Vicenza, Vicenza che è stato dichiarato fallito proprio giovedì scorso dal Tribunale Fallimentare di Vicenza, che però ha concesso l'esercizio provvisorio che permetterà al Vicenza di concludere forse la stagione, perché servono comunque 3 milioni, serve liquidità. Intanto il Vicenza oggi è andato a vincere a Teramo 2-1 in rimonta, il Teramo in vantaggio con Bacio Terracino, poi il rigore di De Giorgio, ex Giulianova tra l'altro, e poi Giacomelli, ex Pescara. E poi ex Pescara Giacomelli, Stefano Giacomelli ha regalato la vittoria alla Vicenza. In bilico la panchina di Aste? Per alcuni, se dovesse perdere Ravenna sicuramente, perché domenica prossima, sabato prossimo c'è Ravenna-Teramo. Ravenna-Teramo. Però è una squadra strana il Teramo. Va in vantaggio e non lo so, ma adesso se è il manico, se, se sono i limiti della squadra. Fatto sta... Oggi ha smesso di giocare, poi vedremo il servizio di Paolo Durante, il nostro inviato in Serie D, l'anticipo, uno dei tre derby in programma della terza giornata, si è giocato oggi all'ex Castrum di Giulianova, 1-1 tra San Nicolò e Francavilla, ottavo risultato utile consecutivo per la squadra di Gigi Irvese, che si era portato in vantaggio con Palumbo, e poi c'è stato il pareggio su calcio di rigore. Però il Francavilla deve vincere, perché adesso aveva 3 partite da 9 punti, perché doveva giocare a Fabriano, aveva in casa... Nero Stellati, e oggi doveva San Nicolò. Il pareggio di Massetti su calcio di rigore. Se non fai i punti adesso, poi alla fase, le ultime 7 partite, cioè tutti gli sconti diretti. Quindi, però il San Nicolò di Fabio Montagni è tosto. Lo so. Allora, va bene, facciamo così. Andiamo intanto a vedere la schermata delle formazioni. Foggia-Pescara, tra l'altro il Pescara senza Zampano, ufficialmente perché influenzato. Ci crediamo, per carità, però insomma è chiaro che stava bene mercoledì, poi ha avuto dei problemi, febbre alta. Sì, no, infatti Zampano è sul mercato, insomma, richiesto da Oddo, questo ci risulta, abbiamo proprio pubblicato una notizia sul sito www.rete8.it nella giornata di ieri, non ci sono state smentite, però insomma qualcosa c'è e Zampano potrebbe essere anche ceduto all'Udinese, al Sassuolo, si parla della Sampdoria, vedremo quello che accadrà. Dunque fuori Zampano, in panchina Campagnaro, fuori anche Stendardo, Bovo e Fornasier, tutti e tre infortunati, soprattutto Bovo e Fornasier. Questa è la formazione schierata oggi da Zdenek Zeman, non c'è più Benalì, passato al Crotone, non ci sono neanche più Pigliacelli e Gaz, praticamente la stessa formazione che ha concluso il 2017, anzi l'identico 11 schierato da Zeman nella partita con Venezia dello scorso 28 dicembre. Fiorillo Trepali, Crescenzi, Coda, Perrotta e Mazzotta in difesa, Valzania, Proietti e Brugman a centrocampo, davanti Mancuso, Pettinari e Capone. Deludente la prova di Capone, che però è tornato dalla nazionale, si è allenato solo ieri, era l'unico dubbio di Zeman, che alla fine ha preferito Capone a Baez ha sostituito Capone proprio al primo minuto della ripresa. Vediamo invece il Foggia 3-5-2, Foggia rivoluzionato in sede di mercato, anche perché oggi stroppa l'ex di questa partita al pari di Zeman, ha presentato 4 volti nuovi, ovvero Tonucci, uno dei tre centrali di difesa, Zambelli, Kragel e Greco a centrocampo, quindi erano queste le novità, 3-5-2 con Mazzeo e l'ex Nicastro a comporre il tandem d'attacco, Trepali, rientrava Guarna. Vediamo le immagini più importanti di questa partita, l'arbitro Manuel Sacchi di Macerata, tra l'altro imbattuto il Pescara con questo arbitro, 4 vittorie ed un pareggio, aveva già diretto Trapani Pescara 2-4 gennaio 2015 in panchina per il Pescara, panchina del Pescara c'era Marco Baroni. Ecco qui l'inizio della partita, il Foggia spinge da subito, c'è questo calcio d'angolo di Kragel, prolunga Tonucci, colpo di testa di Nicastro, la traversa, dice no all'ex attaccante del Pescara, che nel breve volgere di qualche secondo si ripete, qui insomma troppo larga la marcatura di Crescenzi e facilmente se ne libera Nicastro, che
che però colpisce il palo da posizione più che privilegiata, quasi occhi negli occhi con Vincenzo Fiorillo. Kragel, il tedesco ex Crotone Frosinone, si salva col ginocchio il portiere del Pescara, quindi l'azione dei biancazzurri, bravo Mazzotta, palla indietro di controbalzo Brugman, il riflesso di Enrico Guarna, trascorsi nel Lanciano in Serie C. Ma ancora Foggia, c'è questa opportunità per Mazzeo che elude l'intervento di Proietti, il sinistro non si fa sorprendere, l'estremo difensore biancazzurro Vincenzo Fiorillo continua a spingere la formazione di Giovanni Stroppa, inquadrato Mazzeo, centravanti della squadra rossonera, e proprio Mazzeo, una clamorosa opportunità, non c'entra il bersaglio da ottima posizione, praticamente all'altezza dell'area piccola, su cross di Kragel, 43esimo, il gran gol del Pescara, Pettinari, sovrapposizione di Mazzotta, il taglio tempestivo con i tempi giusti di Mancuso che va ad anticipare Guarna e Loiacono, terzo sigillo in questa stagione per l'ex giocatore della San Benedettese, assolutamente sì, azione di chiaro stampo Zemaniano, bravissimo Mancuso con i tempi giusti a bruciare i due giocatori del Foggia, la pronta reazione della formazione di casa, il tiro di Agazzi, la palla termina ad un soffio al lato, qui si addormenta Crescenzi, forse un malinteso con Fiorillo, ne approfitta Nicastro, brivido per il Pescara in avvio di ripresa, poi il colpo di testa di Agnelli che termina alto sopra la traversa della porta pescarese, bravissimo Perrotta, uno dei migliori, un solo errore per Perrotta, lo stiamo per vedere, lo vedremo tra pochissimo, su conclusione qui di Nicastro ha fatto muro, e qui c'è l'errore, come dicevamo, di Perrotta, il rinvio corto, praticamente un pallone regalato a Deli che controlla col destro e termina il suo tiro a fil di palo con Fiorillo immobile. Qui la ripartenza del Pescara, l'unica in realtà del secondo tempo, ignora Pettinari, due compagni liberi, Baez e Mancuso, e poi ancora Foggia nel finale con questo tentativo del neoentrato Beretta, blocca a terra l'estremo difensore del Pescara, Vincenzo Fiorillo, finisce dunque qui la partita, il Pescara espugna lo Zaccheria di Foggia dove aveva raccolto la miseria di un punto nelle ultime quattro partite. A Foggia, Pescara batte Foggia 1-0, ha deciso Mancuso, a voi. Diciamo, rivedendo ancora una volta le immagini, il Foggia ha creato 8 situazioni da gol, il Pescara deve cercare di migliorare, perché difficilmente altre volte avrà questa fortuna. Gli è andata di lusso. Oggi è andata di lusso perché Nicastro ha fallito 2 situazioni, uno aveva tempo di piazzare la palla, certo, ovunque voleva. Ha angolato troppo, tu dici, sì, la seconda? Sì. Quando ha colpito un altro il palo. Mazzeo poteva dare la palla a Nicastro, si sarebbe, sì, trovato da solo, invece è stato egoista. Bravo. È stato egoista, poi ci sono stati 3-4 errori. Uno abbiamo visto di Perrotta, e ha cercato di piazzare la palla e la palla ha sfiorato il palo. Quindi bene da prendersi questi 3 punti che alla fine sono fondamentali e molto importanti, però bisogna già dalla prossima partita stare attenti perché non sempre si è così fortunati. Ecco, diciamo così che l'aspetto positivo può essere rappresentato, Aldo, mi rivolgo anche a te, dal fatto che nella difficoltà questa squadra si è compattata, no? Sì, ma infatti, tutti si sono dati una mano, insomma, mi è sembrato un gruppo coeso. Ma infatti sotto si aiutano l'un con l'altro, questo appare evidente. Oggi, per esempio, ecco, proprio se uno vuole, ci sono state alcune prestazioni un po' sotto le righe, per esempio quella del Capone, non mi è piaciuto Brugman, però se metti Crescenzi oggi ha avuto molte incertezze, ma se gli altri hanno dato l'anima e come tu dicevi prima, e ritengo proprio che Perrotta, a parte quella sbavatura che ha avuto, è stato secondo me il migliore in campo. Assolutamente, nella sintesi non ci sono altre due o tre situazioni pericolosissime che ha sventato proprio Perrotta. Parla, lui giustamente dice fortuna, sfortuna, ma la fortuna e sfortuna in questi casi è fondamentale. Chiaro. Anche perché se andiamo a analizzare, oggi se Pescara c'ha 31 punti, sono quelli che merita. Sì. Perché quante partite è stato sfortunato il Pescara? Sì, no, infatti, ha regalato parecchi punti. Ci chiamiamo regalo, o comunque sia. Sì. Per cui, diciamo, quando ha regalato punti l'altra squadra non ha mai creato 8 palle gol. Poi, no, infatti. Posso dirti una cosa? Oggi
non mi piace parlare degli avversari. Ma oggi ho avuto un giocatore che veramente è stato ridicolo, che è Mazzeo, quello che ha fatto Mazzeo oggi. Beh, oggi Mazzeo è strano, ha sbagliato. Meglio così, eh? ha sbagliato tutto, è escluso un tiro che ha fatto, ha sbagliato un colpo di testa, di appoggi. Veramente, però per il resto sono perfetto, contento. No, facciamo così, Aldo, andiamo prima al telefono. Pronto Rete 8 Sport? Ciao Massimo, Fabrizio da Pescara. Ciao Fabrizio. Ciao Massimo, buonasera agli ospiti. Buonasera. Prima di iniziare a parlare volevo fare un saluto grande a Bruno Pace. Come no? In bocca al lupo. Assolutamente. E niente, io oggi seguendo le trasmissioni, no? Poi sai, si fa zapping tra una trasmissione e l'altra. Sì. Seguivo diversi messaggi su un'altra trasmissione che ancora continuano imperterriti nonostante tutto, una grande vittoria, perché questa è una vittoria, no, fortuna o non fortuna, perché quando ci abbiamo sfortuna noi attacchiamo le sfortune, quando c'è la fortuna si gira a noi, la squadra non gioca come dovrebbe. Lo spirito di sacrificio della squadra oggi. Beh. Perrotta ha fatto una grandissima partita come coda e come anche devo ammettere anche Mazzotta, ma io sono contentissimo. Lo spirito di sacrificio e la gente di Pescara si deve mettere in mente che questo è il campionato di Serie B. Oltre al fatto di chiaramente metterci lo spirito di sacrificio, devi avere anche fortuna. E una volta che ci viene a noi a favore, dobbiamo comunque lamentarci oppure dire non gioca come Zeman, non gioca come... va bene così. Benissimo, assolutamente. Poi Massimo, una cosa volevo dire, l'ultimo appunto e ti lascio. Sì. Oggi ho sentito un'altra piccola stilettata di Zeman che poi farai sentire. Sì, come no. Sul fatto della richiesta di Mariani. Sì. E il presidente che dice Mariani non rientra nei nostri progetti, ma fammi capire una cosa. Ma la squadra le fa l'allenatore o le fa lo presidente? Perché arrivato a questo punto tanti dubbi vengono, giustamente, no? Sì, sì, assolutamente. Insomma, la domanda è lecita, la tua domanda. Il presidente ti dà una spiegazione del perché ad una richiesta di un giocatore che penso che non sia un top player che debba, dove si debbano mettere dei soldoni. Io penso che sia un giocatore che Zeman ha visto che può essere più o meno di prospettiva, che possa fare a caso del suo gioco. Assolutamente. Poi se il presidente ci risponde che fa la squadra, noi siamo tutti più contenti. Comunque oggi grande vittoria, vincere uno stadio di Foggia, io penso che sia una grande vittoria. Assolutamente, anche perché Pescara non ci riusciva, ci era riuscito solo una volta, come ho detto, nel 58-59, sono passati quasi 60 anni. Grazie Fabrizio. Ciao. Grazie. Comunque, Massimo, volevo dire una cosa proprio di questa partita. All'inizio lo spettacolo della Zaccheria. Sì, bellissimo. Era strapieno, è uno spettacolo bellissimo. Stadio gremito, 15.000 spettatori, qualcosa del genere. Purtroppo gli stupidi ci sono stati. Sì, purtroppo sì. E io non riesco a capire perché uno va allo stadio, c'ha problemi, pensa di risolvere i problemi facendo un... Il calcio è uno spettacolo come un altro. È un discorso lungo perché... questo. Questo è un discorso... Ma è... Sì, però guarda, è una cosa... Non puoi fare... Guarda, Gianluca, appena si è collegato con lo Zaccheria, no? Sì. Si è visto questo spettacolo bellissimo. Ecco, poi ci sono gli stupidi che devono rovinare tutto, ma questo in tutti gli stadi, non a Foggia. Ma lei è bello, cioè, lei è uno spettacolo, cioè, bellissimo, è bello. Assolutamente. Aspettavano il mister, io penso che la cosa migliore sia derby. Proprio l'indifferenza, non parlarne, credo che sia forse la cosa migliore, meglio non parlare. Allora dobbiamo andare in fascia, vogliamo ascoltare, però mi rivolgo a Roberto Cherchi che si trova in regia questa sera, lo salutiamo caramente, vogliamo ascoltare prima se ce la facciamo. Come vuoi. Allora facciamo sentire Sebastiani e Zeman insieme, fine partita. Questo discorso di Mariani non rientra nelle nostre strategie, Mariani, perché cerchiamo di prendere quei giocatori che anche in prospettiva ci possono dare qualcosa. Penso che a centrocampo oggi il Pescara ha dimostrato che ha dei giocatori intercambiabili e giocatori validi, perché Valsania penso che abbia fatto una grande partita di sacrificio, ha preso botte dappertutto, Brugman, e devo fare i complimenti a Proietti perché ha fatto una grande partita dopo che rientrava dopo tanto tempo. Sulla richiesta di Zeman di arrivare a 25 a fine mercato? Ci arriveremo sicuramente a 25, ci arriveremo sicuramente, anche se, torno a dire, si sta allenando con i giocatori che vuole, con il numero di giocatori che vuole, quindi penso già ci siamo. Se poi dovesse rimanere qualcuno fuori, rimarrà fuori, non sarà sicuramente nel gruppo. Che devo dire?
Se so anche io programmi è meglio, non li so. Sintetico, chiaro, schietto, tre parole, insomma, ha risposto così al presidente Sebastiani Zeman. Ne parleremo tra pochissimo dopo la prima fascia pubblicitaria. Linea alla regia. Eccoci qui, siamo in onda, le 20:33. Per la precisione, siamo in diretta dallo studio con Gianluca Colonnello e Aldo Fattore. Stiamo parlando di questa importantissima, pesantissima vittoria del Pescara, la terza lontano dall'Adriatico. Giovanni Cornacchia, allora, avevamo fatto sentire prima della pubblicità il botta e risposta a distanza tra Sebastiani e Zeman. Lo stesso Sebastiani proprio ieri sul nostro sito www.rete8.it aveva detto: Mariani non rientra nei nostri piani, semmai prenderemo un giovane di prospettiva nel cuore del reparto nevralgico. Del resto Zeman aspetta anche un centrocampista, è stato chiaro ieri nella conferenza stampa di presentazione della partita: 22 giocatori, cioè doppi ruoli più un difensore, un centrocampista e un attaccante. Sono arrivati un difensore, Gravion, giovane promettente, scuola Inter, ex Benevento, classe 98, è arrivato soprattutto lì davanti Falco, che è un giocatore che non ha bisogno di presentazioni, dal Bologna, 1,3 milioni di euro il riscatto, ex Perugia, dove non ha fatto bene in questa prima parte di stagione, soltanto 8 presenze ed un gol. È arrivato questo Yamga, che sinceramente io non conosco, se ne parla bene, mi dicono che si tratti più di un contropiedista, è un classe 96, un giocatore che ha militato in questa prima parte di stagione nel Carpi, soltanto 2 presenze, pochi minuti in campo, ex Siena ed Arezzo, e arriva dal Chievo. Ma tornando al botta e risposta, Zeman ha dichiarato testualmente, il presidente ha detto che Mariano non rientra nei nostri piani, nei piani societari. Se li sapessi anche io sarebbe meglio, io non li so. Beh, insomma. Vabbè, ma come commentare? Il primo commento che c'è da fare è una bella risposta che fa tra virgolette anche sorridere, perché Zeman ce l'ha nelle sue corde, queste risposte secche, riassume tutto in poche frasi, in poche parole, riassume un contesto molto ampio. È un grande comunicatore per questo, perché è chiaro, in tre parole dice ha tutto. Ha esperienza, età e tanto altro. Certo. E quindi per questo è ammirato, sì, sotto questo punto di vista, da molti. Però, però in sostanza diciamo lui che dice una cosa anche giusta, la sottolineava anche Fabrizio, no? Al telefono dice, cioè, i piani, la risposta a quello esatto, porta a far capire porta a far capire che dice i piani bisognerebbe farli con l'allenatore, no? Insomma, è questo un po' il senso. Piani mi piacerebbe conoscere anche a me, cioè è una risposta tra virgolette abbastanza pesante. Però già c'erano state un altro paio di situazioni. Quindi è difficile giudicare, è difficile entrare in questo contesto, però riusciamo tutti a capire quello che voleva dire. Aldo? A me viene da ridere, io penso che questo è il gioco delle parti. Delle volte penso... mica tanto, dai, il gioco delle parti sembra che lo facciano apposta, sembra, ma non credo. Sembra, perché guarda, che da un mese a sta parte praticamente è un battibecco continuo. Allora, però alla fine ognuno resta sulle sue posizioni. Certo. Il che, cioè, mi viene da sorridere, sembra quasi una commedia. Però posizioni, che cosa si dovrebbe fare? Altre posizioni? Secondo me, Pescara è questo. Pescara, c'è un presidente che non è un miliardario, è un presidente che dobbiamo ringraziarlo, che sa fare il presidente, il bilancio lo tiene a posto, una cosa o l'altra, e anche se Zeman domani dovesse chiedere la luna, lui non gliela prende la luna, gli prende un bel tramonto. È così purtroppo le cose, adesso poi dobbiamo criticare. Certo. La critica non c'è da parte di nessuno, stiamo giudicando. Sì, vabbè, io ti sto dicendo, in base a sta risposta, Zeman dice ha detto al presidente, ha detto i giocatori rientrano, solo i giocatori di eventualmente. Semmai prenderemmo un giovane di prospettiva. Un centrocampista di prospettiva. E Zeman che cosa dice? Vorrei sapere anch'io. Certo. Appunto.
però purtroppo Pescara è una società atipica e dobbiamo ringraziare che le cose vadano così. Assolutamente. Perché guardate Gianluca, Ancona, Macerata. Sì, sì, ma l'abbiamo detto. Lanciano. E chi ne ha più ne, e chi ne ha. No, ma quindi, qua, cioè non ci sta contestazione. Adesso stiamo, è giusto, è stata abbastanza. Però è carino, io ti ho detto, cioè, come, no, è stato bello, come risposta, sì, è carina. Cioè, no, ma Zeman, ma guarda che Zeman ha detto non bene. Non stiamo parlando in maniera negativa, sì, 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 o io ti ho critica. Io ti ho, ho raccontato proprio un episodio che mi è successo, mi sembra che una, proprio in tua trasmissione, no? Tanti anni fa andammo a Celano, io, Orlando D'Angelo, un amico, e Piero Aggrati. Sì. Compianto Piero. C'era Zeman a Celano per la partita. Aggrati si è fermato e ci siamo seduti, no, Massimo, sì. siamo seduti vicino. A un certo punto Zeman fuma una sigaretta dietro l'altra. Io mi sono girato e ho detto, mister, però, ma per dire, non ne fa per tutte queste sigarette. Non lui, esagerare, insomma. Non esagerare. Si è girato e ha detto, guardi, se le dà fastidio si può allontanare. lì è Zeman, questo è Zeman. Straordinario, capito? Insomma. Allora, e così è Zeman. Leggiamo un attimo, vediamo un po' la foto che è stata postata sulla pagina Facebook Rete 8 Sport e la squadra che sta rientrando, immagino. Buonasera, vittoria sofferta è bellissima. Sul gol di Mancuso una domanda. Sul gol di Mancuso, punto. Una domanda, Falco giocherà titolare? Grazie sempre Forza Pescara. Beh, è chiaro che se prendi un giocatore come Falco, no, crediamo tutti che prima o poi bravo, Falco. Giocherà titolare. È chiaro che il ragazzo viene da un infortunio, però si è ristabilito, un infortunio di natura muscolare, accusato il 10 dicembre, quando militava nel Perugia, però insomma in pieno recupero. Vedremo se sarà venerdì, probabilmente venerdì non giocherà dall'inizio, però credo che nel breve oggi di due settimane sarà utilizzato da Zeman, come è giusto che sia, perché stiamo parlando di un giocatore davvero importante in Serie B, che lo scorso anno ha dato un contributo preziosissimo al Benevento con 6 gol. Tra l'altro non era il titolare del Benevento, perché davanti a lui c'era un certo Ciciretti, che è stato acquistato dal Parma. Quindi Coda, Ciciretti, cioè, aveva dei giocatori. Certo. Falco, secondo te, Gianluca, il tipi, diciamo, il profilo giusto per il tridente? A me personalmente i giocatori così piacciono. Mm. Mi piacciono i giocatori che sanno giocare a calcio, fantasiosi. Un giocatore che ha lo strappo, no? Sì. E lui ha tutte queste qualità, sa calciare molto bene. Bene. È bravissimo nell'uno contro uno. Col gioco di Zeman, se si arriva là vicino all'area di rigore, certo. E ti trovi uno contro uno, se Falco sta nelle condizioni giuste fisiche e mentali, non è semplice marcarlo, se arriva in velocità. Un giocatore imprevedibile. Però dipende, io penso che arrivi a Pescara con entusiasmo, sì. Penso che si possa trovare veramente bene pure con il mister, e possa rappresentare un punto molto importante per questo finale di campionato. Allora, vediamo il gol che ha deciso questo match, perché è stato molto bello. Tra l'altro non abbiamo tutta l'azione, è stato molto bravo nella circostanza, in quella ripartenza, così come si chiama, viene definita nel gergo moderno, a me non piace molto, nel contropiede, io sono un po' tradizionalista, è stato molto bravo Brugman. Purtroppo non abbiamo il tocco di Brugman in verticale per Capone, che ha allargato il gioco all'indirizzo di Pettinari. Rivediamo l'interazione, Roberto, proprio l'interazione, così la facciamo commentare a Gianluca Colonnello. Pettinari si era allargato, sovrapposizione di Mazzotta, e nel contempo c'è stato il taglio con i tempi giusti di Mancuso, che ha nelle sue corde questo tipo di movimento. Gianluca. Gol, movimento e gol da parte di Mancuso, da grosso attaccante, perfetto, bellissimo, bellissimo gol. L'azione non è molto veloce, sì. Mazzotta fa sovrapposizione e c'è l'errore da parte del numero 5. Che sarebbe quello che viene affrontato. Fino ad ora la sua posizione è giusta. Ecco. Ora indietreggia e si va, lascia molto spazio a Mazzotta e si va ad attaccare all'altro centrale. E avrebbe dovuto invece stringere verso Mazzotta. Sì, perché erano 3 contro 2. Erano 3 contro 2, ha sbagliato, gli ha dato 2 metri in più e quindi Mazzotta ha avuto la possibilità di mettere la palla. Poi. Grandissimo gol, questo non toglie nulla. Hanno fatto un'azione pulita, semplice. Sì, un'azione pulita, semplice,
e con grandissimo gol di Mancuso. Mancuso che è stato bravo a bruciare sia lo Iacono che Guarda. Mancuso difficile, difficilissimo, tra portiere e difensore difficile. È stato bravo, bravo, bravo. Assolutamente. Ma no, Aldo, prima appunto nell'intervallo diceva Gianluca c'è stato l'errore di Tonucci. Sì. Però io dico, se non ci fossero gli errori non ci sarebbe certo, gol. Quindi sì. Invece io devo dire... Ma lui da allenatore naturalmente individua qualcosa in più rispetto a noi. È chiaro, quindi. È chiaro. Però io devo dire che... il gol di Mancuso è stato bravissimo, sì. Però questo tipo di gol, se ti ricordi, faceva anche a San Benedetto del Tronto. Sì, 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 ma infatti ha nelle sue corde questo tipo di movimento. Proprio sì. quel Mancuso, io spero, cioè questa vittoria può aiutare la squadra, l'entusiasmo e soprattutto Mancuso perché lo può sbloccare sì. proprio con questo gol, perché è un grande gol, perché è forte. Sì, perché si era un po' smarrito nel giro di andata. Mancuso è bravo. Sì. Ma secondo me quando non riesci a segnare fisicamente ancora sei al massimo... Certo. Necessiti di queste situazioni, di questi gol importanti allo Zaccheria, cioè sì. gol storico. Tra l'altro aveva già dimostrato di essersi ripreso, sì, in una partita amichevole, però è sempre una partita di calcio, con Lugano mercoledì scorso. Aveva fatto due gol partendo, giocando sì. da sinistra, tra l'altro, sì. dove sembra anche a suo agio. Io non so se si trova benissimo. Si trova bene. Secondo me con Falco a destra, Falco che può rientrare, Mancuso a sinistra, secondo me perché Mancuso in quella posizione c'è i tempi. Assolutamente. Io l'ho visto giocare 4 partite con la San Benedettese, in ogni partita che ho visto ha segnato in tutte le partite che ho visto. Tra l'altro lo scorso anno, se non vado errato, 23 più poi i playoff 25, credo sì. che sia arrivato a 25 comunque gol nella stagione. Io sono d'accordo con lui, Falco giocherà sicuramente, Mancino a sì. destra. Sì, sì, ma sicuramente. Se sta come deve stare, tanta roba. Anzi, vi faccio vedere l'azione di Pescara-Lugano, proprio all'inizio del match amichevole di mercoledì scorso, partita finita 2-0 per i biancheri. No. Quanto è finita? 2-1. No, 3-1. Ecco, adesso 3-1. Ho avuto un vuoto mentale. 3-1 con doppietta di Mancuso, che in grande evidenza. Un'azione molto bella, proprio di stampo zemaniano. Possiamo mandarla in onda, Roberto? Ecco qui. Allora, Zampano che scende. C'è questo tocco di Pettinari per Baez, Mancuso che si accentra e libera il sinistro di Pettinari, che poi sbaglia, calcia male. E anche in questo caso abbiamo visto il movimento di Mancuso. A livello di movimento si sono mossi in maniera perfetta, hanno sbagliato la forza del passaggio, sì. se no sarebbe uscita no, infatti io una situazione perfetta. Te l'ho fatta rivedere proprio per il movimento di Mancuso, no? Che è bravo nell'accentrarsi e aprire spazio per il compagno di squadra. Sì, sì. Lì c'è un ottimo sincronismo tra Mancuso e Pettinari. Sì, sì, a livello di movimento l'hanno fatto perfetto. La palla era molto lenta. Molto lenta, chiaro. Perché quando parte lenta arriva lenta la palla. Certo. Quindi è partita lentissima. Dopo, anche perché il ritmo dell'amichevole non era proprio però esagerato. A livello di movimento, movimento perfetto, era giusto. Sì, sì, sì. Ma anche al trentesimo del primo tempo sì. c'è stata un'azione sì. che ha sbagliato Capone nell'ultimo passaggio. Sì, è vero. Non so se la palla fosse passata. Assolutamente, è vero. Quindi sì. Ha giocato a Sprazzi. A Sprazzi si vede il Pescara. A Sprazzi si vede che le giocate le provano in allenamento, sì, sì. Purtroppo poi però raramente si vedono in partita. Se avessero avuto continuità, il Pescara certo. stava a 37, certo. pulito, stava da 3 punti dalle prime. Se fosse andata tutto in maniera perfetta, si trova in questa situazione appunto per assolutamente c'è stata discontinuità. Comunque un campionato, intanto il Cesena in vantaggio, Cesena in vantaggio sul Bari 1-0 gol di Laribi, volevo dire pure al 13esimo. Stiamo parlando di classifiche, il Pescara c'ha 31 punti, ci sta il Parma a gennaio si è rinforzato, già era una buonissima squadra, già era una grande squadra secondo me, sotto tutti i punti di vista, pubblico, storia, certo. tutto, società forte, e quindi mirano ad andare su. Assolutamente. Bari idem, 30.000 persone allo stadio, sì. entusiasmo, casa, no, entusiasmo, giocatori e altri stanno arrivando, sì. però ci hanno 34 punti, Pescara ce n'ha 31, Parma 33, appunto. Bari 34, quindi fa capire tra l'altro che, come diceva Aldo, però il trend esterno del Bari è da squadra, da zona sì, retrocessione. Sì, a proposito del Bari, non so se avete letto sul giornale, sì, sì. ci sono seri problemi sì. il presidente, è vero. Gian Caspro sì. pare che c'è anche l'ex presidente che ha sai, oggi assolutamente oggi,
sono una lotta intestina. Voi. Quindi come vedi tutti questi grandi, questi squadroni ammazzati, io solo il Palermo oggi l'ho visto, una bella squadra. Io dico sempre, il solito campionato di Serie B, il Palermo ha sicuramente qualcosa in più. Come gli anni, quest'anno si arriva, io credo che a 70, 71, 72. Vedremo se sarà così, però mi sembra che ci sia un grande equilibrio, molto di più rispetto agli ultimi anni. Telefono, pronto Rete 8 Sport? Pronto, buonasera, sono Mario da Monte Silvano. Mario, buonasera, intanto rispondo a Antonio Ramacciato. Buonasera Massimo, ma Falco venerdì gioca, sarà credo a disposizione, che poi scenda in campo dall'inizio, questo non lo posso dire perché non faccio l'allenatore, però credo che sarà a disposizione. Prego Mario. Io volevo dire una cosa, siccome in settimana ho sentito anche la trasmissione che avete fatto tra mercoledì e giovedì sul discorso anche del calcio mercato, dove il procuratore di Embalo sì. Ha dichiarato se non gioca sabato titolare sì. Va via. Oggi non ha giocato neanche Embalo, ci sono possibilità secondo voi? Questa è una domanda interessante, però io dico sinceramente, allora in questo momento il Pescara ha anche Falco, che è un mancino, ha preso Yamga. Io non lo conosco Yamga, c'è chi dice che possa giocare anche mezzala, chi dice che è un esterno d'attacco da 3-5-2 soprattutto, e il Pescara fa il 4-3-3, quindi non so, Embalo secondo te si può inserire in questo contesto, Gianluca, un giocatore come Embalo? Un buon giocatore. Ma che sia un ottimo giocatore è chiaro, però no, dico… I giocatori si possono sempre inserire bene, potrebbe fare al caso del Pescara, secondo me il giocatore vuole andare via perché vuole giocare… Non è detto che viene a Pescara giochi, e quindi ci sono tante dinamiche da seguire, però secondo me se l'allenatore ha parlato con l'allenatore gli ha detto per me sei titolare, sì. Titolare devi vedere il titolare, perché può darsi ogni volta che entra cambiando sistema di gioco, può aiutare la squadra, però… Se facciamo caso. Lunedì eri sì. Nel salotto nostro, no? Quando abbiamo intervistato in diretta al telefono Beppe Accardi. Non c'ero, però l'ho visto. Accardi ha detto proprio questo: ha raccontato l'episodio, l'aneddoto del sabato precedente. Sì. È andato dal Embalo, dall'allenatore Tedino, e gli ha detto: io voglio andare via perché ho bisogno di giocare e non voglio fare più panchina, in poche parole. E Tedino ha risposto: tu per me sei un titolare. E insomma, è anche un po' paradossale questo, perché mi pare di aver capito che ha detto qualcuno che è molto più vicino al Brescia. Eh sì, perché poi il Brescia ha richiamato, c'è anche una motivazione. Una domanda, ma non sarà dato che il Palermo, io sì. Penso che ritenga il Pescara una diretta concorrente. Può darsi anche quello. Può darsi anche questo. Darlo al Brescia. È vero. Però, fa parte dei giochi. Eh? Sì, però mentre prima si diceva che fosse stato Zamparini ad alzare il muro, no. Alla fine invece si è capito che tutto partiva da Tedino. Quindi bisogna capire bene insomma come stanno le cose. Certo è che il Brescia, richiamando Boscaglia, con Boscaglia Embalo ha fatto molto bene esatto. Due anni fa. Ecco, proprio questo ha detto, l'intorno di Boscaglia potrebbe... E poi bisognerà vedere, perché il Pescara comunque ha fatto due operazioni per l'attacco, quindi latte del Sole torneranno, latte latte all'Atalanta, del Sole anticiperà il suo trasferimento alla Juventus, sono in questo momento senza latte latte del Sole 5 attaccanti. Ma poi Massimo, quando le cose... Quando le cose vanno alle lunghe, è meglio che finisca che vada a Brescia Embalo. Credo che al Pescara. Ma le lunghe è normale, il calciomercato è così. È situazionale. Assolutamente. Allora ci dobbiamo fermare per la seconda volta in attesa del servizio Teramo-Vicenza. Purtroppo sconfitta la terza interna alla Bonolis per il Teramo, la quinta in totale. Ha perso poco il Teramo in questo campionato, se non vado errato. Ha fatto tanti pareggi. Tanti pareggi, 9 o 10. Comunque questa è la terza sconfitta, non ci voleva perché era uno scontro diretto, una sconfitta rovinosa, soprattutto per come è maturata. Perché il Teramo ha sbloccato il punteggio con un sistema di gioco, il 4-3-2-1, poi è entrato Giacomelli, ci ha detto poc'anzi Paolo Durante, ha avuto un po', insomma, come dire, freno a mano tirato, sì, un po' di paura, forse. Asta, ed è tornato al 3-5-2 e da lì sono cambiate le cose, c'è stato il rigore di De Giorgio, Pietro De Giorgio, che non ha bisogno di presentazioni, come pure Stefano Giacomelli, ex Pescara, che ha segnato il gol della vittoria del Vicenza. Tra poco il servizio Teramo-Vicenza, ma intanto andiamo in pubblicità.
Le 20.57, torniamo in diretta da studio, si sta giocando il primo tempo di primo dei due posticipi tra Cesena e Bari, 25esimo per la precisione, Cesena in vantaggio 1-0, gol di Laribi al 13esimo. C'è ancora... Dobbiamo parlare di Castori? Castori, sì, però la partita non è finita. Lo so, però no, battuto, ultimamente ha battuto lo stesso un'altra squadra lì. Facendo un miracolo anche lui. Alla fine si vede se fa il miracolo. Sicuramente sta facendo bene, questo lo dobbiamo dire, per carità, insomma, per come era partita. Purtroppo ci dispiace per Andrea Camplone, però la situazione. Non c'entra. I risultati sono evidenti. Il Cesena sta facendo molto bene dall'avvento di Fabrizio Castori. 0-0 tra Spezia e Palermo. La partita è finita alle 20:50, era cominciato alle 18. Non è stata una gran partita. Il Palermo si dimostra pareggio prevedibile, nettamente quindi superiore, però. L'hai giocato al calcio scommesse, mi pare, no? Non giochi? Non lo so. Tu da ex dirigente non... No, io gioco, ma onestamente avevo messo in quella partita gol, quindi pensa un po'. Quindi pensa un po'. No, però è stata una partita non bellissima. Noiosa. Il Palermo c'ha quel giocatore che stava a Trapani. Coronado. Brasiliano. Veramente bravo, veramente. Nestorowski non ha giocato. Ha giocato. Nestorowski che Trajkovski. Poi ha un attacco molto. Poi è entrato, è uscito. Lagumina è stato dopo. Sì. È uscito Trajkovski ed è entrato Moreo. Moreo e poi è uscito. Moreo è entrato al posto di quell'altro di un altro giocatore palermitano. Sì. E dopo è entrato Lagumina. Cioè, quando Tedino si gira in panchina, colonnello della serie, non so chi mettere in campo. Cioè, tra i coschi, voglio dire, ha tanti giocatori, tante comunque, alternative. Comunque, c'è uno squadrone. Di Tedino ne parlano tutti bene. No, un bravo allenatore. Dici, questo dobbiamo bravo dire, lo dice la sua carriera, insomma, col Pordenone ha sfiorato la Serie B. L'anno scorso. Doveva andare. Infatti, stavo per completare, sono d'accordo con te. Ho visto quella semifinale col Parma. Insomma, lì l'arbitro ne ha commessi tutti i colori, davvero l'arbitro di quella semifinale. Il Pordenone avrebbe meritato di giocarsi la finalissima con l'Alessandria, tra l'altro Pordenone che aveva già fatto la semifinale l'anno precedente con il Pisa, se non vado errato, sì, il Pisa che poi ha vinto col Foggia. Quest'anno sta andando malissimo. Sì, assolutamente. Per esempio Sky ha fatto una puntata dedicata a Marco Giampaolo, sì, e alla fine il giornalista, mi ricordo il nome, ha fatto la domanda a Marco Giampaolo, ha detto tra i giovani chi vedi avrà una... Ha detto Colucci, l'allenatore che sta allenando il Pordenone. Leonardo Colucci, ottimo giocatore, tra l'altro. Lo conosco, abbiamo giocato diverse volte insieme. Insieme? Contro, ci siamo affrontati. Quando lui giocava col Bologna? Sì. Col Bologna. Era un ottimo comunque, giocatore. L'ha detto Marco Giampaolo. Sì. No, per carità, Leonardo Colucci è un buon allenatore. Tra l'altro, l'anno scorso era in Lizza per allenare il Teramo. Era una delle scelte. Poi si è optato per Lamberto Zauli. Comunque, che attualmente allena la Primavera dell'Empoli, se non vado errato. Comunque, a proposito del Teramo, mi dispiace. Sai che brutta serata sta passando Luciano Campidelli, mi dispiace perché meriterebbe un po' di soddisfazione in più. Ne parleremo tra poco, intanto sentiamo Zeman a fine partita, la sintesi di Zeman su questa partita, come ha visto il Boemo dalla panchina la prestazione del Pescara, sentiamo. Vabbè, cliché nostro, ormai abbiamo fatto sempre così, nel senso che il primo tempo penso giocato bene da tutte e due squadre, è vero che ho già colpito due pali più di nuovo per disattenzione nostra, e secondo tempo non siamo riusciti a giocare pur avendo più spazio a disposizione. Noi siamo di solito una squadra che gioca su ripartenze e oggi non ci è riuscito. Eccessivo timore, mister, come si spiega? Sono le nostre partite, tu le hai viste tutte. Hai visto partite da 2-0, da 3-0. E siamo stati sempre raggiunti. Anche oggi, fino all'ultima palla, abbiamo rischiato contro i Blink di Brugman. Pescara è ottavo adesso, è contento per la classifica almeno, mister. Sì, anche se oggi non va, vediamo. Cerchiamo di mettere più punti possibili, poi vediamo dove arriviamo. Azione di gol, noi queste giocate li facciamo la mattina fino alla sera, poi il problema è che in partita una non basta, secondo me. Ma giusto, di solito chi fa gol
fa meglio degli altri. Beh, insomma, mai banale però Zeman quando parla, soprattutto nella comunicazione, 10 lode, beh, soprattutto quando ha parlato, no, del cliché, questo è il nostro cliché, giochiamo praticamente sempre così. Cioè, è stato per un pezzo è stato onestissimo, ha detto è così. Sì, sì. Comunque per me Zeman è un grande, ed è un, oltretutto è una persona di un'onestà unica in questo mondo. Assolutamente. Che veramente tutto assolutamente, assolutamente. Allora, diamo uno sguardo anche al campionato di Lega Pro in attesa del servizio del nostro Paolo Durante a chiudere questo speciale, poi daremo anche uno sguardo ai post dei nostri amici sulla pagina Facebook Rete 8 Sport. Allora, i risultati del campionato di Lega Pro, ex Lega Pro, attualmente Serie C. Ha perso la San Benedettese, terza giornata, ricominciava oggi il campionato di Serie C dopo la lunga sosta, Albino Leff e Renate da disputare, Bassano Sant'Arcangelo 3-1, Feral Pisalò San Benedettese 1-0, a Fermo Sud Tirol Fermana 1-0, a Gubbio Mestre batte Gubbio 3-1, Pordenone Fano 0-0, Teramo Vicenza 1-2, Triestina Ravenna 1-1. La classifica del Girone B vede sempre in testa il Padova con 38 punti, Renate 33, il Padova è senza dubbio la formazione sulla carta più forte di questo girone, non ci sono dubbi, San Benedettese e Feral Pisalò a quota 32, già c'è qualche problema credo tra il presidente e l'allenatore, eh? Ho sentito qualche polemica. Dove? A San Benedetto, sì sì, anche perché il presidente Fedeli è piuttosto vulcanico, Capuano, ma come manda quando? A dire. Da quando? poi Reggiana 29, Sud Tirol e Bassano 28, Mestre 27, Triestina e Pordenone 26 insieme con l'Albino Leff, Vicenza 24, Fermana 23, Ravenna e Gubbio 22, Teramo 21, Sant'Arcangelo 19, Fano 15 punti. Bisogna naturalmente evitare il penultimo domenica posto. Domenica c'è Ravenna, sì. Teramo. Allora, ricordiamo subito, insomma, la regola, le ultime due spareggeranno a fine campionato, sì sì, le ultime due, ne retrocede una. E quindi bisogna evitare i play-out, adesso il Teramo ha 2 punti di vantaggio sul Sant'Arcangelo che ha perso. Quindi quest'anno per retrocedere veramente ti devi suicidare. Esatto, sono d'accordo, ne retrocederà solo una. Sulla Samb? Samb, tua ex squadra, allora, Samb, dove avete fatto un miracolo nel 2006-2007? Sì, 2006, ma pure anche l'anno prima sfioriamo la Serie B, perdemmo con Napoli. È vero, ricordo. E San Benedetto, piazza stupenda. C'era un grande giocatore, era Leon. Leon, ma avevamo Franco Mancini in porta. C'era anche Cia con te? No, avevamo Cigarini, Luca Cigarini, aveva 18 anni, amo Gazzola del Sassuolo, amo Dio. Cia nel 2007-2008. Quando poi tornò Lucifora. Per quanto riguarda Samet, piazza stupenda, merita sicuramente dopo tantissimi anni di tornare in B. La società è forte, sì. Però secondo me ci sono il carattere. Il presidente, diciamo, si espone giornalmente, ho letto moltissime interviste da parte sia dell'allenatore che del presidente, dipende molto dai risultati, certo. Perché là si vuole vincere e basta, da parte dei tifosi si sa, delle volte puoi vincere, delle volte puoi perdere, vedendo le ultime annate, negli ultimi 20 anni penso 2-3 fallimenti, abbia subito la San Benedettese, quindi si tengono stretto il presidente, però secondo me molte volte è meglio non parlare. Comunque, sì. Gianluca, le tue ex squadre tutte forti vanno, Lecce. Domani avrà uno spettatore d'eccezione, lo stadio di Via del Mare. Però domani ci sarà Lecce Catania. Ho fatto pure un video ai tifosi a un paio di siti, ho dovuto mandare. Liberani sta andando fortissimo. Lo conosco. Però la squadra, diciamo, squadra, stadio, c'è una fame di calcio a Lecce di tornare su. Bellissimo. Grande. E domani ci sarà Lucarelli che è squalificato. Sì. E Conticchio, il sindaco che ha giocato con me a Lecce per tantissimi anni, sì. Starà in panchina, domani sarà veramente emozionante. Una grande festa. Perché a Sandro c'è tutta la città, ma Alessandro, certo. Conticchio tantissimo. E quindi domani Conticchio è stato uno dei giocatori più rappresentativi, no? Sì, di quegli anni. Sì, sì.
Grande corsa, ricordo. Sì, sì. Grande io corsa. Feci ad Alessandro l'assist a Torino con la Juventus, pareggiamo 1-1. E segno dopo un mio palo 2-0, vinciamo con la Juventus. Il calcio vero lui ha giocato, caro Aldo, cioè con i campioni veri, non quelli di oggi. Infatti io ricordo Gianluca quando giocava. I vari Ronaldo, Zidane, però Totti. Però Gianluca c'è un allenatore a cui deve tutto. Chi? Luzzi. Ah, è vero. Grande Luzzi, Luzzi, grande Luzzi. Antonio. Se non ci fosse stato Antonio, a Francavilla. E lui giocava terzo, sì, sì. Giocava all'ala. Giocava. Sì, 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 è vero. Antonio l'ha messo, è vero o no? Sì, sì, sì. Ma mise, anche a Francavilla, c'aveva una grande squadra, cioè tutta di c'eri te, c'era Rachini. No, no, io del grosso eravamo 9-11, siamo andati a giocare 2-3. Ah, vedi? E siamo andati entrambi, siamo arrivati cioè, in Serie A. Cioè il nome chi era dei due? Io. No, io ero 11, Alessandro 9. Faceva il centravanti, Alessandro? Sì, sì, sì. Ah, pensa un po', e dopo siete diventati due terzini di fascia. 2-3, dove c'era Paolo Rachini. Paolo Rachini, beh. Paolo, abbiamo giocato anche... Come no? Il Francavilla. Beh, ha sempre avuto all'epoca un vivaio importante. Era il Milan della Serie C. Sì, scusa Gianluca, c'eri te quando avete vinto col Pescara l'anno dopo, Gatta, che avete vinto 5-0 all'antistadio? Non mi... No, purtroppo ma che è primavera? In primavera? Primavera pareggiamo Pescara-Francavilla 0-0. Quella squadra che l'anno dopo è andata in A con Galeone, sì. Gatta Camplonica, aveva giocato la primavera del Pescara all'antistadio a Francavilla per 5-0. Pensa, a Francavilla? Prima, io ho giocato dopo. Tu dopo? I ricordi. Allora, facciamo così, andiamo a leggere qualche post, tra poco mi dicono la regia, è pronto il servizio di Paolo Durante, credo di sì, Roberto? Facci qualche... Non è ancora pronto, insomma aspetteremo qualche minuto, andiamo a leggere però qualche post sulla pagina Facebook, Santano Caliendo, ciao Massimo, ho visto su internet che il Pescara sta trattando un certo Lofaso, si chiama, sì, proprietà della Fiorentina, sarà nei progetti del Pescara, ex Palermo. Lofaso. Sì, potrebbe, avevo letto anch'io questa notizia, chissà se ci sarà, insomma se sarà concretizzata, si concretizzerà questa trattativa. Staremo a vedere, Antonio Ramacciato ci ha già chiesto di Falco, venerdì gioca, non lo sappiamo, però insomma dovrebbe essere a disposizione di Zeman, sarà sicuramente a disposizione Gravion, non è arrivato in tempo utile il visto di esecutività. Questo è un centrale di cui si parla bene, devo dire, Gianluca, si dice che sia, io l'ho visto con Lugano il secondo tempo, però insomma è chiaro che è una partita importante fino a un certo punto, però qualche caratteristica si è visto, un giocatore piuttosto veloce mi è sembrato, ecco, rapido. Prima di valutare deve giocare, deve giocare e poi si potrà dare un giudizio migliore. Comunque faceva parte della famosa lista di Pavone consegnata alla società, quindi lì ci siamo. Allora, andiamo avanti con i post, questo l'abbiamo già letto, andiamo velocemente però Roberto, così questa è la foto della partita, sì. Sì, il ringraziamento della squadra ai tifosi, erano presenti più di 500 tifosi del Pescara, 520, qualcosa del genere. Ci sono stati dei disordini sono all'inizio, dopo 10 sì, però non sono arrivati a contatto, credo. Sì, mi sa che tra i tifosi del Foggia e la polizia, perché ho visto delle foto su internet. Quindi stazione le tifoserie non sono venute a contatto. No, esatto. Perché i poliziotti... C'è stata un po' di maretta, diciamo, sì, all'inizio. No, ma dopo è stato anche strano, ho visto in settimana che hanno messo lo striscione. Sì, quello è di pessimo gusto. Cioè una cosa... Così non lo... Veramente una cosa... Non ho sentito cioè, di preparare una partita così senza alcuna motivazione plausibile, perché come si è visto cioè, la gente c'è, i tifosi, sì. è stata e doveva essere una bella domenica. Assolutamente. Perché ci deve essere lo sfottò, la gogliardia, sì. Però accendere gli animi così e dopo alla fine... Come si dice, Dio vede e provvede, e delle volte il Pescara può andare a Foggia dopo più di 50 anni e vincere 1-0. Assolutamente. No, anche perché insomma sono dei gesti che vanno solo a esacerbare l'animo, gli animi dei tifosi. Andiamo ancora sulla pagina Facebook. Allora, vediamo un po' se c'è qualche messaggio che... ne avevo letti un paio che però sono sfuggiti. Vediamo un po' perché allora li recupero dal cellulare. Ecco qui, no, questo è sempre quello di prima. Vediamo un po'... Se ce ne sono altri, intanto il Cesena è sempre in vantaggio 1-0
sul Bari, il gol siglato al 13° da Laribi. Siamo nella parte finale del primo tempo, il primo posticipo di questo campionato, di questa giornata. Ecco, Luca Viola ha scritto: vorrei chiedere ai tifosi di Ganz come ha giocato l'Ascoli. Questo è provocatorio. Comunque, posso fare una domanda? È una provocazione quella di... Non è una provocazione. Si è deciso di cedere il giocatore perché non ha mai giocato. Certo. Siamo tutti tifosi Massimo, di Pescara. Posso dire una cattiveria? Sì. Dato che ogni tanto mi capita. Sei una cattiveria. Mi capita di vedere la tua trasmissione, proprio questa del terzo tempo. Quando il Pescara perde, i messaggi a valanga. Sì. Quando vince, 3 messaggi. Com'è? No, è vero, sì. Vabbè, ma succede sempre così. Criticare. Ce ne stanno tanti, soprattutto sulle notizie che abbiamo pubblicato. Perché chiaramente le notizie sono quelle. Mi sbaglio. Quelle più diciamo, normale. Interessanti, no? Soprattutto il botta e risposta tra il presidente e quando vinci, che cosa devi dire? Che quando perdi vai a trovare. Assolutamente. Il pelo nell'uovo, sì, no? Sì. Come si suol dire. Allora, non so. Dobbiamo aspettare ancora per vedere il servizio del Teramo? Chiedo ancora alla regia quanto tempo manca, altrimenti chiudiamo. Prima la pubblicità, poi la regia. Ah, ecco, dobbiamo andare in pubblicità e poi sicuramente servizio Teramo Vicenza con la vittoria esterna della squadra di Nick Zanini, ex giocatore del Pescara. Giocato. Ottimo giocatore, aveva grande qualità. Abbiamo giocato in nazionale insieme. In Inghilterra pareggiamo 1-1 e c'era Cammarata, Zanini e Grabbi, Corrado Grabbi sì, come sì. No? Grande talento, attaccante importante. Un talento Zanini, era Zanini, bravissimo ragazzo, ottimo calciatore, dal 99 a gennaio credo 2001 nel Pescara. Un ottimo giocatore, tecnicamente dal 99 a gennaio 2001, quindi un anno e mezzo nel Pescara. Ricordi quella partita, mi sa, segnò proprio Zanini, l'1-1. Sì. In Inghilterra, 1-1. Ottimo giocatore, tra l'altro promosso dalla Berretti, credo, del Vicenza in prima squadra. L'allenatore precedente mi pare che fosse Colombo, se non vado errato. Comunque ci fermiamo per pochi istanti, pubblicità, poi il servizio Teramo Vicenza. Le 21:19, allora siamo all'intervallo del primo dei due posticipi, Cesena 1, Bari 0, decide per il momento il gol di Laribi al 13° del primo tempo, intervallo dunque di Cesena-Bari 1-0, gol di Laribi, ma andiamo a Teramo, allo stadio Bonolis, per vedere come è maturata questa sconfitta, comincia male il 2018 per i biancorossi di Antonino Asta. A Teramo Vicenza batte Teramo 2-1, il servizio di Paolo Durante. Una lezione per il Teramo e un premio per il Vicenza. Nel succo di quanto visto al Bonolis, la squadra bedica si è imposta per 2-1 in rimonta, un successo che darà ora forza alla squadra di Zanini in attesa di sviluppi societari positivi. Viceversa, aria di amarezza in casa Teramo per il brutto KO, ma molto ci ha messo del suo. Dopo il vantaggio di Bacio Terracino e l'ingresso di Giacomelli, l'uomo che ha spaccato la gara in favore del Vicenza, è subentrata la paura, certificata anche dalla scelta di Asta di cambiare modulo dopo pochi minuti, fuori Tulli per Pietrantonio, passando alla difesa 5. E questo è il tema di fine gara. Sentiamo il tecnico. Piano piano loro prendevano campo e allora ho fatto quella scelta di metterci a 5, ma il discorso è stato che sono state delle ingenuità incredibili, non è questione di 5 a 4, sì, le rifarei ancora perché comunque era quello, loro si erano alzati molto, avevano cambiato con Giacomelli, voleva andare al raddoppio, quindi l'hanno fatto bene. La partita, diavolo al completo, eccetto l'influenzato Ventola, indisponibile anche l'ultimo arrivato, il centrocampista Marco Castagna, che si aggregherà alla squadra da lunedì. Nel Vicenza indisponibili Lanini, che ha chiesto la rescissione del contratto, e gli infortunati Salifu e Beruatto, oltre 200 i tifosi arrivati dal Veneto, dirige Natilla di Molfetta. Primo tempo di Chiaramarca Teramana. La squadra di Asta comanda costantemente il gioco, ma non riesce a pungere, anche perché la difesa bedica è molto attenta, concedendo solo conclusioni da fuori area. Viceversa è il Vicenza ad avere l'occasione più ghiotta per andare in vantaggio al 34° con un palo scheggiato da Alimi. Due minuti dopo la risposta del Teramo con una punizione di Bacio Terracino che costringe il portiere ospite alla respinta.
Ripresa decisamente più frizzante. Diavolo in vantaggio con Bacio Terracino. Il giocatore chiude bene un triangolo in piena area con Varas. La conclusione angolata, deviata da un difensore del Vicenza, si infila alla destra di Valentini. Con questa rete, Bacio Terracino diventa il bomber della squadra con 4 centri. Gli ospiti tentano il tutto per tutto, entra Giacomelli e il Teramo sparisce. Al Vicenza viene annullato un gol a De Giorgio per un precedente fallo in area su Varas. Il Diavolo si copre, entra Pietrantonio Pertulli e qui sale in cattedra la qualità dei singoli. Giacomelli rifinisce in area per Giraudo, atterrato in piena area, dal dischetto trasforma De Giorgio per l'1-1. Gara è completamente riaperta, ma anche Teramo sfortunato alla mezz'ora, palo clamoroso da una punizione di Bacio Terracino, Sales colpisce di testa a botta sicura, il legno salva il Vicenza. Altri cambi e poi a 4 dal termine, Berici in vantaggio con Giacomelli, il numero 10 del Vicenza fa tutto da solo, entra in area, salta la difesa teramana e deposita in rete. Un gran gol da rivedere. Il Teramo non ne ha più, l'assalto finale è generoso ma improduttivo. Il Vicenza sbanca il Bonolis 2-1. Questa dunque la sintesi di Paolo Durante al 57esimo, 58esimo, asta. Ad asta viene la brillante idea di cambiare sistema di gioco e di permettere alla squadra in questo caso di arretrare ancora di più, perché l'input l'ha dato lui. Cioè lui dice asta, la squadra si è messa dietro, si è abbassata, ma l'input gli hai dato tu. Molte volte capita di sbagliare in questa situazione, è andata male perché l'input molte volte dà un input negativo ai giocatori, si è cambiato. Poi diciamo anche che Giacomelli ha delle grosse potenzialità, certo, beh, questo cioè, sì. È un bel giocatore, non so perché si trova a giocare in Lega Pro, però è grande talento, però dopo oltre l'errore può darsi che è stato fatto col cambio di modulo immediato, quindi l'input è stato tra virgolette recepito come paura. Sì, e lo trasmette ai giocatori. In questa situazione si è creata insicurezza. Perché il secondo gol è sia il primo difensore. Anche perché mancava ancora mezz'ora, voglio dire, alla fine. Sì, era il 58esimo, però. Il gol che ha preso del 2-1 si fa saltare. Però vedi il calcio, prima del 2-1 ha preso il palo Bacio Terracino di testa. Questo è vero. Sinadova ha preso il 2-1 comunque in maniera superficiale, sia l'esterno difensivo e sia l'altro sono fatti saltare in maniera tranquilla, tipo partitina del giovedì. Anche il portiere però sul primo palo, insomma, ha qualche responsabilità. Sì, quando si prende gol non è mai l'errore, cioè, 90% del singolo. E là hanno fatto, penso, tre giocatori abbiano commesso errori. Sconfitta rovinosa, Aldo. Per me sì. Adesso vedi come il calcio... Ci possono essere anche repercussioni sul piano psicologico, voglio dire. Ma comunque non è la prima volta che succede al Teramo. Il vantaggio... Sì. Ma adesso tu immagini, io voglio sperare che possa fare... Era successo anche col Gubbio, anche se insomma in quel caso è stato molto sfortunato. Sì, vabbè, ma anche oggi sono sfortunato, perché il colpo di testa del Bacio Terracino va dentro, loro non fanno il 2-1. Sì. Il calcio, come oggi la Ternana-Empoli, no? Cioè Empoli sono episodi. Ha dominato... Castagnetti, gran gol. Sì, ma 20 secondi prima del gol di Castagnetti, Tremolata ha sbagliato un gol sul suo piede, sul sinistro, a 7 metri dalla porta, l'ha mandato alto. Come vedi, però... Ma non so problema... nemmeno per il rigore, ora l'ho rivisto, non lo so. Ah? Se riportiamo il rigore, non lo so perché... Indietro nelle immagini, andiamo indietro un attimo perché con le immagini. Perché lui è andato sul difensore è andato ad attaccare il difensore con la spalla ed è caduto. Non lo so. Tu pensa quindi domenica. Secondo te non c'era? Non lo so, io ho visto... Domenica... Se perde a Ravenna, certo, Ravenna si stacca di 4 punti. Ravenna che ha pareggiato a Trieste. Sant'Arcangelo magari vince e ti supera. Assolutamente. E poi sono questione d'accordo. Sì, è vero. Allora, vediamo un po'. Allora, questo è il gol del vantaggio. Tra l'altro, una bella azione concertata da Varas e Bacio Terracino. Quindi entra Giacomelli, asta, cambia sistema di gioco, torna al 3-5-2 con l'inserimento di Pietrantonio, esterno a sinistra. Vediamo un po'. Queste sono altre azioni della ripresa. Questo è il gol annullato. Con annullato per un fallo. Questo è il rigore. Ecco qui, vediamo un po'. È lui che è andato sul difensore con la spalla. Possiamo tornare un attimo indietro? Se proprio è rigore. Un sacrificio. Lui rallenta. Un sacrificio alla regia e poi chiuderemo. Cioè tu dici rallenta. No, rallenta. Il difensore non va diretto. Guarda un po'. Allora, vediamo un po'.
Difensore. No, è lui che è andato a sbattere sul difensore, non è il difensore che va sull'uomo. Vabbè, difensore. Io gli do il rigore. Io non, per me il rigore. Io mai, io non ti do mai il rigore. Però insomma, guarda che fa. Ah, è vero, hai ragione. Allarga e si va allo scontro, cioè, e cade a terra. È logico che cade a terra, sì, perché è vero. Cioè, non c'è movimento da parte del difensore a fare un'entrata cattiva o a coprire palla. Ha ragione, però. Ha ragione, Gianluca. L'ho detto, perché adesso riguardandolo bene. Se tu guardi bene, ma questo non lo so. Questo no, c'è stato un fallo proprio in area. Questo la nuova subito, guarda. Va diretto e si mette di spalle così, sì, per cadere. Esatto. E vabbè, lì ha boccato l'arbitro, dai. Ha boccato. Quanto è furbo l'attaccante e quanto... Certo. Assolutamente. Allora, dobbiamo chiudere qui. Rivediamo ancora, però ha ragione Gianluca. È stato molto astuto il giocatore di Vicenza. Non so di chi si trattasse. Non credo Giacomelli. Però il rigore... Cioè... Il rigore è quando l'arbitro fischia, diceva il mio... Certo. E comunque, sconfitta interna pesantissima per il Teramo, 2-1 in favore del Vicenza. Domani in Serie D ci saranno altri due derby, Nero Stellati L'Aquila, soprattutto Vastese Pineto. Nero Stellati L'Aquila si giocherà a Piscina, Vastese Pineto con inizio alle 15. Mauro P, visto che non abbiamo esterni di attacco di valore, mentre i terzini sono in sovrannumero, non sarebbe utile provare Mazzotta in avanti? Le sue doti di saltare l'uomo e fare assist come oggi sono note. Insomma, esterni attacco non di valore, non so, Falco non sarebbe di valore, Mancuso non sarebbe di valore, dai, forse esagerato. Antonio Ramacciato, buonasera Massimo. Mazzeman non ha detto che voleva Mariani, allora ha ragione che non si prendono giocatori adatti al suo gioco. Santo Localiendo, ciao Massimo, ho visto su internet che il Pescara sta trattando un certo, sì, l'abbiamo letto, Lofaso, proprietà fiorentina ex Palermo, non sappiamo dirvi altro, l'abbiamo letto anche noi, poi insomma chiederemo nel corso della settimana, mercato sino al 31 gennaio. Allora, ci dobbiamo salutare qui, però noi dobbiamo salutare la dolcissima Noemi. Sì. E lo facciamo con... un bacio a Noemi. Con grande affetto. Sì, sì. Vero Gianluca? Ci guarda sempre. Un bacione, sì, un bacione, sì, a Noemi, e anche un saluto a Mirabilio. A Mirabilio, grandissimo centrocampista, giocava con me. Ah, giocava con te? 29 anni fa giocavamo insieme. E quindi io ho detto ieri sera ti saluterò, e quindi lo saluto con affetto. E salutiamo anche Mirabilio. Grazie a Gianluca Colonnello e Aldo Fattore, trascorsi in tante società come dirigente sportivo per Aldo Fattore, un amico della nostra emittente, ci fa molto piacere perché accetti sempre di buon grado i nostri inviti, come del resto. Se sono libero, sono libero, molto volentieri. Grazie ad entrambi, grazie a Roberto Cherchi in regia, voi per l'attenzione, naturalmente ci rivedremo per Solo Calcio, ore 21 lunedì. Grazie e buona serata.